Salve a tutti, bentornati in un nuovo episodio dello Strang Podcast, il podcast proposto da e promosso da Total Strang. Oggi torniamo a parlare di ciclismo femminile, anche se si tratta di una classificazione, di una distinzione che a me non piace tanto perché il ciclismo è unico. In ogni caso lo facciamo con un ospite di tutto rispetto che introduco e saluto. Sofia Bertizzolo, buonasera Sofia. Buonasera, ciao a tutti. Allora, guarda Sofia, io partirei proprio da qua. Vorrei chiederti come è nata la passione per il ciclismo, come ti sei avvicinata a questo sport? Io nasco in una famiglia bene o male di sportivi, non a livelli agonistici, ma uno sport molto sentito in famiglia, praticato soprattutto nell'ambito dello sci di fondo. E ho seguito mio fratello minore, a 3 anni meno di me, nel ciclismo. Io venivo dalla ginnastica artistica, ho fatto un breve periodo di nuoto, e mio fratello invece è stato avviato dai miei genitori al ciclismo come primo sport. E quindi la ginnastica artistica per me aveva cominciato a chiedermi tanto sin da giovane, perché è uno sport che inevitabilmente ti chiede di esprimerti da giovane grazie all'elasticità e quant'altro. E a un certo punto ho dovuto abbandonare, era troppo intenso, e sono passata insomma a pedalare al seguito di mio fratello. Sono andata a vedere un po' tutte le gare di una stagione, cioè sabato, domenica, e poi la società insomma dei bambini locale mi ha detto: guarda, ti diamo una bicicletta, invece di guardare sempre, vieni, pedala. E così sono partita, ecco. Devo dire che è un inizio, come dire, abbastanza particolare, no, se vogliamo, perché appunto, come dicevi tu, venendo da una famiglia in cui lo sci di fondo è lo sport dominante, ci sarebbe aspettato che magari tu seguissi quelle orme lì. Invece ti hanno, come dire, indirizzato verso una disciplina che peraltro ha anche dei punti in comune, se vogliamo, con lo sci di fondo. Prima lo sci di fondo veniva impiegato come preparazione invernale per i ciclisti. Non so se è ancora attuale questa... Beh, diciamo che ci hanno provato, nel senso che mio papà ci portava d'inverno a sciare e ci insegnava lui, quindi senza istruttori, però lui, avendo sciato tanti anni, poi anche con mio nonno, ci dava insomma le indicazioni per sciare. È successo banalmente che per 2 anni di fila non ha nevicato, e quindi io praticavo uno sport, invece mio fratello no, e si è trovato senza attività, diciamo, dopo scuola oppure nel weekend, e quindi gli hanno fatto provare la bicicletta. Diciamo che lo sci di fondo viene praticato da alcuni ciclisti come preparazione invernale, quelli chiaramente che hanno possibilità di accesso alle piste abbastanza, insomma, comode, vicine e quant'altro. E invece, al contrario, gli sciatori usano la bicicletta d'estate per allenarsi. Adesso io sono per l'appunto sul San Pellegrino con le Fiamme Oro, e qui c'è la scuola di Moena, che è la scuola di addestramento alpino, ma è anche la scuola centrale per tutti gli sport invernali delle Fiamme Oro, no? E quindi è un po' il centro nevralgico anche per gli sciatori, ecco. Quando è che hai capito di poter trasformare, insomma, questa passione in un lavoro vero e proprio, cioè farla diventare quindi la tua professione? Ma guarda, io fortunatamente sono una delle poche, penso, che non ha mai pensato a questa cosa qua. Mi ci sono trovata dentro perché io ho avuto la fortuna a 17 anni, quindi ero ancora junior, di entrare a far parte del gruppo sportivo, e quindi è stato un salto diretto, cioè non sono mai passata per la fase posso farlo, mi piacerà, quanto devo dedicare, o magari pensare di finire un percorso scolastico. Quindi io mi ci sono trovata dentro con dei risultati che avevo ottenuto da juniores, e quindi non ti posso rispondere nel quando, però mi è piaciuto fin da subito, ho trovato un grande appoggio, e a livello insomma del gruppo sportivo hanno creduto in me da giovane e mi hanno accompagnato fino a una maturità che penso di aver ottenuto alla fine adesso, comunque un paio di anni fa, non prima. Ci sono mai state delle fasi nelle quali hai pensato magari di voler cambiare, voler fare altro? Ma ti dico, forse l'anno scorso, ma credo che
Sì, no, credo che la situazione del Covid abbia reso tutto più pesante, quindi credo che una situazione normale, no, non l'avrei pensato. Chiaro è che una preparazione ha bisogno di mettere tante forze in campo e vederla stoppata così drasticamente, che fa anche danni perché non solo ci ha fermati, ma ci ha fatto anche tornare indietro, perché non allenandosi 2 mesi è stato ancora peggio. Ho parlato con tante mie compagne e loro mi hanno detto: io è da una vita che, da quando ero forse sedicenne, che non mi fermo per così tanto tempo dagli allenamenti, perché bene o male magari fai 3 settimane, un mese in cui ti alleni poco o niente e poi riprendi. Invece durante la stagione è stato uno stress e una incapacità di allenarsi in modo vero e proprio, perché anche gli indoor training non sono mai così efficaci quanto una pedalata su strada. Insomma, poi bisogna anche vedere ogni disciplina, per carità, magari sai il karate piuttosto che tutti gli sport, insomma, che sfruttano uno spazio limitato. Probabilmente sono riusciti a fare una preparazione dignitosa, però noi veramente siamo sentiti compromessi in questo senso. Quindi hai cercato di sopperire attraverso queste sessioni indoor, come dicevi, o bene o male, Io ho diciamo. fatto 2 tipi di allenamenti diciamo, in quei 2 mesi in cui veramente non si poteva uscire. Uno è l'allenamento sui rulli, quindi il tapis roulant, diciamo, del ciclista. E dall'altra parte ho fatto una cosa che di solito faccio solo d'inverno, veramente solo a novembre-dicembre, che è il richiamo di palestra. Mi ero attrezzata perché le palestre erano chiuse, quindi avevo degli attrezzi a casa e quindi ho usato quel sistema lì per fare l'allenamento che di solito in stagione faccio, l'allenamento di forza, scusa, che di solito faccio in bici, l'ho continuato a fare con gli strumenti specifici della palestra, nonostante, insomma, di solito non lo facessi mai. In effetti, se devo guardare a ritroso, l'anno scorso, in estate, diciamo, quando sono ricominciate le gare, avevo molto più forza che resistenza rispetto ai miei standard, degli anni precedenti, insomma. Questo è un aspetto interessante, ci torniamo dopo perché volevo fare prima un passaggio su quello che è il tuo attuale regime d'allenamento, o meglio, com'è la tua giornata tipo, ecco, dal punto di vista proprio dell'allenamento, eccetera. Mi dicevi che vi gestite bene o male in maniera autonoma? Beh, diciamo che ognuna di noi ha un preparatore che fornisce delle tabelle di allenamento che possono essere di 2, 3 settimane, poi Perdonami, ti faccio comunque subito una domanda qui. Il preparatore, lo scegliete voi o ve lo affida la società, la squadra presso la quale siete tesserati? dipende dalla società. Alcune società impongono il loro per avere una sorta di lavoro globale simile e controllabile, e invece altre società, anche quella in cui sono io, ci lasciano la libertà di sceglierlo, e poi chiaramente con tutti i sistemi di, di caricamento dei dati del computerino, loro riescono a seguire il tuo stato di forma. Quindi io al momento ho il mio, che mi segue da 6-7 anni ormai, e semplicemente comunico attraverso dati proprio analizzabili. È quello che faccio alla squadra, ecco. La mia giornata d'allenamento tipo, includo anche i pasti perché sono importanti per un atleta, quindi per le 7:30 insomma, carico il corpo de delle energie che mi servono per la giornata con la colazione, una colazione che viene fatta in base all'allenamento che viene eseguito. Più o meno 2 ore dopo inizio l'allenamento, anche se chiaramente in inverno aspetto che le temperature all'esterno si alzino un po' ed estate anticipo. E in genere faccio un allenamento che è mediamente di 3 ore e mezza, può andare dalle 2, 3, 3 e mezza, 4, 5, insomma la media è più o meno 3 ore e mezza. Il pranzo che si gestisce, anzi, a rientro ho... Chiaramente poi l'assunzione di nutrienti durante l'allenamento, suppongo. Esatto, sia a livello nutrienti, sia a livello solido che a livello liquido, perché abbiamo anche il discorso delle maltodestrine, insomma, la borraccia. Al rientro d'allenamento ci sono questi shaker di recupero immediato,
che sono più che altro proteici, doccia e a distanza di, insomma, un po' di minuti dallo shaker di recupero, il pranzo, che anche quello va a essere tarato in base a quello che ho fatto in allenamento. Certo. A livello di macronutrienti più che di quantità. Certo, sì, se ho fatto poco, posso mangiare tranquillamente, non serve il piatto di pasta. Se ho fatto tanto, il corpo necessita di recuperare. E poi il pomeriggio è la parte gestibile di cui parlavamo, no? Insomma, è l'aspetto un po' più tranquillo di questa parte lavorativa. Ci si può gestire un po' la giornata quotidiana delle esigenze familiari piuttosto che delle esigenze che hai di amicizia e quant'altro. Sempre contando che comunque quando fai allenamenti intensi come oggi, ho fatto un allenamento abbastanza intenso e i miei 45 minuti di stare nel letto li ho dovuti fare, perché sennò non riesci ad affrontare le ore successive, perché giustamente l'allenamento deve essere efficace se lavori, e quindi giustamente anche il fisico si sente un po' insomma appesantito, ecco. E quindi dicevo, prima parlavi della parte relativa al lavoro che fai in lavoro di forza. Volevo approfondire questo aspetto qua. Generalmente, solitamente nella stagione di un ciclista, questo tipo di lavoro viene collocato durante la fase di preparazione, se così possiamo dire. Spesso e volentieri viene svolto in palestra, e questo, diciamo così, fino ad alcuni anni fa finiva lì. Adesso invece fortunatamente si stanno introducendo, come dicevi tu, dei richiami durante la stagione per evitare che quell'adattamento positivo che uno aveva sperimentato durante quella fase lì non andasse perso, insomma. Ecco, tu, suppongo che anche tu segui chiaramente questo tipo di programmazione, ecco, di periodizzazione. Come lo vai a fare il lavoro in palestra, o comunque di forza, e come li fai i richiami? Allora, lavoro in palestra specifico, quindi con i macchinari proprio, lo eseguo a novembre-dicembre, okay, in cui è il mio allenamento principale, soprattutto a novembre, e poi comincio, insomma, a invertire le cose. Verso Natale, insomma, cerco di diminuire la palestra e aumentare il carico di lavoro e il volume di lavoro in bicicletta. Quindi un po' un picco che va a scemare e si inverte con la bicicletta. E, sì, è un allenamento a tutti gli effetti specifico, in cui uso calf, lat machine, leg press, e coinvolge tutto il corpo, sia la parte superiore che inferiore che centrale. Poi invece, nel proseguo della stagione, a parte l'anno scorso in cui ti ho detto c'è stata questa, insomma, questo cambiamento, chiaramente esatto, in genere non faccio richiami specifici in palestra, a meno che a gennaio o febbraio il tempo sia molto negativo, che piove, fa freddo sempre, allora cerco di tenere la soluzione che avevo a dicembre, quindi invertire. Se devo fare la forza in bicicletta e nevischia, vado in palestra e poi magari faccio solo un'ora e mezza nel freddo e nella pioggia, diciamo, in bicicletta. Mentre continuando la stagione, tengo questo allenamento di forza più blando, magari un richiamo uno o due volte a settimana, di corpo libero. Ah, ok. Quindi okay. Senza le macchine, però magari mi faccio i miei squat liberi, i miei addominali, le mie flessioni, e tengo, insomma, questo sistema. Ti condivido solo una cosa, una nota curiosa di cui ho fatto caso, che nell'allenamento, io avendo fatto da piccolina ginnastica artistica, ho una fortissima memoria muscolare della parte sopra, quindi in particolare della schiena alta e delle braccia. Insomma, dopo 2 mesi di palestra specifica novembre-dicembre, usando anche, insomma, gli strumenti che coinvolgono la parte superiore, in 2 mesi sono riuscita a caricare 1,5 kg di muscolo per braccio. E questo l'ho visto da dei test che avevo fatto dopo della composizione corporea. E lì
questo forse era il secondo anno che ero elite e quindi lì sono andata a calibrare in negativo il carico di lavoro che io facevo sulle braccia, perché per me non Chiaramente. aveva senso avere una, insomma, una crescita così esponenziale che poi nell'arco della stagione andavo a perdere, ma mi appesantiva nei primi mesi dell'anno. Quindi sono andata a ridurre in questo senso e anche a corpo libero faccio poco perché è una struttura mia che mi porterò dietro per, insomma, il mio passato sportivo. Ecco, questa è solo una nota perché magari può No, interessare. è molto interessante e mi offre lo spunto per un'altra domanda. Se invece l'incremento di massa magra fosse avvenuto a carico del lower body, quindi delle gambe, eccetera, quindi di stretti, possiamo dire che più utili per il tuo sport, avresti comunque modulato, diciamo così, andando a ridurre la. No, quello no, nel senso che a meno che non fosse proprio un accrescimento esponenziale che andava a un po' a cambiare le mie caratteristiche, perché comunque io non sono né una scalatrice né una velocista, sono un po' nel mezzo, no? Assisto, E certo. devo tutelare le mie, esatto, devo tutelare le mie caratteristiche. Però diciamo che la parte muscolare inferiore, quindi delle gambe, la maggior parte del lavoro e della costruzione la faccio appunto in quei mesi in cui vengo dopo un mese che non ho fatto quasi niente, quindi ho perso, devo recuperare e aggiungere quelli in più che mi porta avanti tutta la stagione. Quindi quello è assolutamente in positivo, sì. In merito ai richiami, volevo un pensiero, insomma, tuo su quello che è l'attuale trend. Chiaramente è che forse, diciamo così, riguarda prevalentemente, se non esclusivamente, il professionismo maschile, ecco. E cioè la tendenza adesso, per la verità, Cipollini già lo faceva, però Cipollini è stato da questo punto di vista una sorta di pioniere, ecco. Dicevo, la tendenza attuale a mantenere dei richiami, delle vere e proprie sessioni, ecco, in palestra stavolta, quindi con l'attrezzatura proprio, anche durante la fase di competizione. Beh, so che ci sono diversi atleti che lo fanno. Per quanto riguarda quelli che conosco io personalmente, venendo al femminile è più centrato verso le atlete che fanno pista. Loro so che gestiscono molto questo richiamo e chiaramente hanno una necessità muscolare, importante. A livello invece del gruppo strada, ne conosco qualcuna, ma penso che dipenda uno dal fatto che la palestra è un ambiente che ti deve piacere, nel senso che sei al chiuso, noi facciamo uno sport all'aperto, quindi ci sta che la stragrande maggioranza lo escluda per questo motivo, e poi anche un discorso di attitudine dell'atleta. Però sì, so che ce ne sono diversi, è una cosa che rispetto assolutamente perché avendola provata l'anno scorso, fra virgolette, per sbaglio, ho sentito gli effetti, cioè hai più forza che poi devi gestire, insomma. La Con forza ha la resistenza. comunque una ricaduta positiva anche sulla resistenza e sulla velocità, per cui Sì. ovviamente va fatta con criterio, non è che uno propone allenamenti in stile bodybuilding e chiaramente non, cioè quelli sì, risulterebbero probabilmente, diciamo così, Efficaci, troppo sì, esagerati. esatto, andrebbero anche a compromettere probabilmente la prestazione sport specifica. Però sessioni di forza probabilmente hanno una loro perché, una loro ragione di esserci anche durante l'anno, però chiaramente, come dicevi tu, va lasciato anche a quella che è poi la personale, come dire, predisposizione e inclinazione da parte dell'atleta nei confronti di questo tipo di allenamento qua. Lo capisco bene. Sempre in merito all'allenamento, volevo chiederti due cose. In primis, ti capita mai di fare una doppia seduta, o bene o male? Allora, le doppie sedute io le ho fatte in due casi, o appunto per il discorso della palestra e quindi l'allenamento di forza e poi al pomeriggio per scaricare l'affaticamento muscolare, faccio l'ora e mezza, oppure ho sperimentato il discorso dell'uscita a digiuno, ma l'ho fatto per un breve periodo e a me non mi piace perché proprio ti senti
senza forze. È chiaramente un'uscita che tu fai prima della colazione, quindi molto presto, generalmente in estate, o comunque quando devi preparare un obiettivo specifico, o quando devi perdere peso. E quindi hai questa ora, 45 minuti, ora e 20, non di più, in cui l'intensità è veramente blanda e devi solo mettere in funzione il metabolismo. Poi rientri, aspetti un attimino, colazione, ti sistemi e riparti. Non è una cosa che mi piace perché, cioè, io Invece prima poi la facendo una colazione. seconda uscita, ecco, questo è interessante, cioè dopo l'uscita a stomaco vuoto, Poi uscivi. fai la seconda uscita vera e propria dell'allenamento che faresti normalmente con, insomma, gli allenamenti normali, cioè 3 ore e mezza di forza piuttosto che 3 ore e mezza di lavori in salita e Sentivi durante quant'altro. queste sessioni, cioè questa qui, la seconda sessione della giornata, dopo aver fatto La qualcosa? seconda perfettamente normale, in forze, e sì, hai 100% forze perché poi la colazione che tu vai a fare è una colazione vera e propria che ti deve assistere per l'allenamento. È solo un discorso di attivare il metabolismo prima, che metti il metabolismo un attimo sotto shock, dice ok, cosa sta succedendo? E lui va a utilizzare l'energia disponibile invece di quella che hai appena mangiato della colazione, capito? Però non è per me, non mi piace. Io l'ho sperimentato pure io questa cosa qui, però e devo dire che l'ho fatta anche con un'intensità e una durata superiore, ma d'altra parte io avevo presumibilmente una componente di massa grassa superiore alla tua che mi consentiva di avere un po' di margine, però in ogni caso non ti diverti allo stesso modo, ecco. E poi No, devo dire che ho pure visto che alla fine in termini di dimagrimento non è che sia particolarmente efficace. efficace, così che fin tanto che non vai a modificare quello che è il tuo introito calorico, il peso resta quello, ma ti alleni a digiuno, lo fai a stomaco pieno, quello è. Ti faccio questa domanda qua, hai difficoltà a mantenere un peso ideale durante l'anno, devi quindi dosarti bene per quanto riguarda l'alimentazione o ti viene abbastanza facile? Diciamo che per la Fernando prima volta Maluca, per quest'anno. dire, diceva che lui c'erano dei periodi dell'anno in cui c'era la fame, ce la faceva la fame, per cui Chi questo? Adriano Malori. Ah. Allora, io per la prima volta quest'anno mi sono rivolta al nutrizionista, non tanto per. A me risulta abbastanza facile tenere, insomma, un peso più o meno ideale, che sale e scende di 1 chilo, però insomma è molto gestibile. Però penso sia una caratteristica fisica che ho, nel senso che ho un metabolismo che brucia abbastanza, che è abbastanza stabile. E quindi devo solo ringraziare mamma e papà e il Signore per questo regalo. Dall'altra, però, diciamo che avere un peso stabile, essere magri e assumere i nutrienti che ti servono per affrontare l'allenamento sono due cose completamente diverse. Quindi il secondo motivo è stato il motivo per il quale io ho deciso di rivolgermi, insomma, a cominciare a lavorare in maniera specifica e devo dire che ho scoperto tante cose. Il discorso anche dei macronutrienti ce l'avevo in testa, ma non mi rendevo conto di quali di questi mi servissero prima, dopo, durante. Quindi è una cosa che consiglio comunque a ogni atleta, perché poi non serve che si faccia una vita intera, nel senso quando hai capito la regola, l'allenamento, a meno che tu non stravolga completamente l'allenamento, quella è quella che devi applicare e poi puoi gestirti i tipi di alimenti come vuoi, basandosi però sui nutrienti e quindi e devo dire che ha un'efficacia, effettivamente ti senti in forze perché hai il carburante e quindi sì, è tutto di guadagnato. Sì. Per quanto riguarda l'allenamento, volevo invece chiederti questo, perché mo, pensando ad Adriano Malori, con lui parlavo di questa duplice tendenza, no? C'è chi predilige allenamenti, possiamo dire, più voluminosi, quindi uscite che riproducono anche quella che poi sarà la distanza di gara, e altri invece che magari, e quindi magari con un'intensità un pochettino più bassa, e altri invece che preferiscono sessioni più brevi, però molto più intense.
E lui diceva che fondamentalmente questa seconda alternativa, questa seconda opzione è quella che poi si rivela forse più efficace, quella che consente di mantenere, di avere una maggiore longevità atletica. Tu personalmente di che avviso sei? Io condivido quello che è stato detto da Adriano. Allora, intanto penso che gli allenamenti lunghi a bassa intensità siano da prediligere quando un atleta è arrivato a maturità, perché prima è veramente difficile da gestire. Guarda, io sono adesso sul San Pellegrino, abbiamo fatto i 4 passi 2 giorni fa, li avevo fatti 5 anni fa e io me li ricordo perché li ho sofferti tutti, li ho sofferti. Che non è un allenamento particolarmente lungo perché sono 4 ore e un quarto, però c'è tanto dislivello e insomma, è impegnativo. E io mi ricordo quell'allenamento perché mi ha segnata, e invece 2 anni fa, già, sì, 2 giorni fa, già a distanza di breve tempo, comunque io ho 23 anni, mi è sembrata tutta un'altra cosa. Quindi questi allenamenti lunghi che un po' sono diventati. Sì, Annemiek van Vleuten fra il gruppo della ragazza è diventata un'icona per questo tipo di allenamenti. Però è una cosa che bisogna prendere con le pinze, non può essere un esempio per tutti, perché sono veramente allenamenti estenuanti sia dal punto di vista fisico che psicologico. Se non li riesci a sopportare già dal punto di vista psicologico, ti viene un rifiuto che per una settimana poi tu non sali in bici. E poi dal punto di vista fisico, bisogna essere sicuri che ti supportino, perché va bene se anch'io posso partecipare a una gran fondo e stare in bicicletta 7 ore una volta, però poi mi servono 3 giorni di recupero Poter e non uscire. lo posso rifare. Invece magari lei lo può fare quotidianamente. Quindi è una cosa da cui stare attenti e credo che sia anche molto soggettivo, anche a livello psicologico. Io non partirei mai se dovessi sapere di stare in bicicletta una giornata intera, ma per tantissimi motivi, anche solo per essere seduto sulla sella per 7 ore. I ragazzi fanno la Milano-Sanremo, Esatto. che dura più o meno queste ore qui, ma ne fanno una l'anno, insomma, ed è anche, penso, com'è che lo chiamano? Adesso non mi vengono più le parole specifiche in italiano. Comunque è un'eccezione al numero massimo di chilometri che loro possono Sì, fare è in gara. vero, perché sono 300 km, chiaramente non è che li facciano sempre. Però la mia perplessità era questa: uno riesce ad arrivare, ad avere quindi l'energia necessaria, la preparazione necessaria per poter completare tutti questi chilometri pur non avendoli mai fatti in allenamento. Cioè, tanto per dire, se io alleno sempre, faccio uscite, ok, di 200 km, facciamo un esempio. C'ho la gara che però ne sono di 300 km. Io riesco ad arrivarci bene, ad essere quindi competitivo fino alla fine, o una volta superati i 200, che so, 240, 250, poi comincerò a calare perché mi manca quella distanza lì. Beh, allora, questa è una risposta, una domanda alla quale io non ti posso dare una risposta di esperienza, quindi mi attacco un po' ai No, miei sulla base di ragionamenti, a quello che ho chiaramente sentito. quella che sono le tue esperienze di gara. Esatto. Allora, cioè io mi rendo conto che comunque anche gli uomini che vogliono fare una Milano-Sanremo fanno un avvicinamento che deve essere di un certo specifico, quindi buttano dentro dei lunghi un po' più lunghi. Non lo so a livello di intensità, però sicuramente devono, se non coprire i 300 km, almeno coprire le ore per poter ambire a fare una Sanremo, magari non 10 volte, però insomma 4-5 volte. E questi, attenzione, sono numeri che sto sparando io da quello che insomma posso pensare. Però sicuramente ti dico che la lampadina a 250, quando tu ti puoi preparare su quella distanza. Però c'è quella distanza limite per ognuno, anche nelle nostre gare, che le nostre gare le più lunghe arrivano a 2,60. Però generalmente una gara di 2,40 al 140esimo chilometro vedi una frattura gigante in gruppo, perché c'è chi non riesce a sopportare questa distanza. Quindi sì, sicuramente tu la puoi allenare. Però il ritmo gara per quella distanza è difficile da riproporre, quindi nel momento in cui tu sei in gara
io penso che una selezione solo per il chilometraggio avvenga assolutamente. Ma quando guardi la Sanremo, chiaramente non avendo la corsa non mi sento neanche di dire chissà cosa, però arrivano al poggio che sono veramente tanti e poi solo in un chilometro si sparpagliano così, che attenzione, il poggio non è che sia una salita, cioè una salita tranquillamente di velocisti, però arrivano lì dopo tantissimi chilometri e sono quelli che fanno la differenza alla fine. Quindi sì, hai preso il punto anche tu. Ho letto poi, cambiamo un attimo argomento, che quest'anno credo per la prima volta ti sei avvicinato al ciclocross durante, come forma di preparazione invernale. Ecco, oggi, come posso dire, è una moda, un trend che va parecchio, no? Quello di scendere dalla bicicletta di corsa, prendere quello là di ciclocross. Secondo te è una cosa che può essere positiva sul lungo termine? Sempre ti cito di nuovo Malori, e lui dice sostanzialmente bisogna fare attenzione alla multidisciplinarità perché il rischio è quello di bruciarsi troppo, cioè spremersi troppo presto e quindi vedere poi, come dire, andare a ridursi quelle che sono poi le proprie caratteristiche Caratteri. fisiche nel corso degli anni. Secondo te ci sta effettivamente questo rischio o è una cosa che invece può tornare utile e che quindi. Allora, ci sta, dipende come lo si fa. Io ho fatto ciclocross quest'anno per due motivi. Uno, adesso non è più con noi, però insomma, ha cambiato squadra. Avevamo il direttore sportivo Lars Boom, che quindi viene dal ciclocross, lui è stato campione del mondo nel 2000, non mi ricordo, a Treviso, e la società ha uno stampo olandese, quindi loro fanno sempre ciclocross durante l'inverno, perché immaginati solo di uscire in Olanda d'inverno in bici da corsa, è come essere, cioè sei in mezzo alla nebbia, in mezzo allo sporco delle strade, quindi loro fanno ciclocross veramente sempre. Quindi ho preso l'opportunità al volo, ma l'ho fatto veramente per un motivo di tecnica, perché comunque prendere una bici che ti porta su un terreno differente, ti sviluppa comunque delle accortezze, delle esigenze tecniche differenti. E dovevo fare due gare, poi una è stata annullata per il discorso Covid, quindi ne ho fatta solo una, ma è stata veramente un prendi e vai. Ti dico solo che ho corso più a piedi che pedalato in bicicletta quella gara lì, perché c'era fango, guarda, dappertutto. Però per me è stato divertente, un modo per cambiare insomma l'ambiente, per vedere anche cose diverse in allenamento, perché ti giuro che la strada che io facevo in allenamento passa parallela a una strada asfaltata che io faccio, insomma, con la bici a strada, e il paesaggio è completamente diverso, perché in riva al fiume è stato bellissimo anche per un discorso, insomma, di cambiamento psicologico. Sono andata anche in pista io quest'inverno 3-4 volte, e anche lì con la stessa, più o meno con lo stesso obiettivo. In pista ho fatto una cosa, se il ciclocross è stato proprio blando, in pista avevo fatto un discorso di rifinizione della velocità, perché lì non puoi mai smettere di pedalare, è sempre una cadenza comunque alta, e quindi l'ho fatto per un motivo di prestazione. Quindi anche quello che dice Adriano è vero, nel senso, soprattutto a livello giovanile, dove molto spesso i piccoli campioni si sentono addosso l'orgoglio del padre o della madre, diventa un rischio fare tutto l'anno una disciplina diversa, che quindi ti riempie tutti i momenti dell'anno. Io l'ho affrontata in un altro modo e penso che comunque anche un giovane che prendiamo, non so, un esordiente che comincia a correre ad aprile, finisce a settembre, il ciclocross non serve che lo inizi a ottobre, può fare tranquillamente tre garette a dicembre, gennaio, puoi stare un attimo tranquillo un altri 2 mesi e poi prendere magari la bicicletta da strada con qualche esperienza settimanale in pista, ma come allenamento. Cioè, il discorso è, se dobbiamo essere campioni d'Italia di ciclocross, di pista e di ciclismo su strada, diventa un problema, perché
come la fai la preparazione, come gestisci la preparazione, vai a tutto l'anno. È una cosa che, insomma, il bambino, una volta che diventa adolescente, che per sbaglio non fa, non le gare, si rende conto che la vita sociale, la vita con gli amici è un'altra, ti dice: senti papà, tieni la bicicletta, vacci tu. Se invece la gestisci in modo diverso, insomma, penso che la metà via fra le cose sia sempre la soluzione. Quindi questo è quello che mi sento di dire, Quindi di tu pensi consigliare. di rifarla l'esperienza anche l'anno prossimo? A me piacerebbe, però dipende se avrò il sostegno della squadra, perché adesso io sono in scadenza di contratto con la Liva e quindi sarei coperta fino a dicembre con loro. Non è detto che la squadra in cui approderò o se starò o l'anno prossimo, diciamo, mi supporti da questo tipo di, per questo tipo di attività, perché per dire in Italia, in Francia, in Spagna non è una cosa automatica il ciclocross, mentre in Belgio e in Olanda sì. E quindi poi io, essendo assolutamente neofita del ciclocross, non mi posso inventare di... insomma, di gestirmi da sola, devo chiedere un minimo di sostegno alla squadra, ecco, però mi piacerebbe. Secondo te ci sono differenze sostanziali per quanto riguarda il modo di interpretare il ciclismo tra Italia, Francia, Olanda, Spagna? Soprattutto per Sì, quanto riguarda sì. chiaramente. Ok. Mi viene da ridere perché allora la gestione tattica, diciamo, no? Della gara dipende anche dal tipo di gara e soprattutto nei primi anni io che ho Tanto per corso dire, perdonami, è possibile, cioè, o meglio, è corretto dire che magari quell'atleta starebbe meglio in una squadra olandese, piuttosto che in una squadra francese o italiana, proprio in virtù del differente, approccio tattico alla gara che hanno? sì, io direi di sì, nel senso che da classiche, possiamo dire, come me, ha molto più da imparare in una squadra olandese belga. Diciamo che le due distinzioni sono squadre del Nord Europa, squadre della fascia del Sud Europa, perché le esigenze di corsa sono diverse. Quindi se vai al nord, una gara è dura perché piove, c'è vento, le strade sono strette e insomma la strada proprio è impervia. Se vieni a correre in Francia, Spagna o Italia, i problemi della gara sono la salita e basta, perché comunque le strade sono più larghe, il tempo è buono. Quindi, a seconda di queste cose qui, chiaramente una squadra belga olandese è preparata a qualità del copertoncino o del tubolare, quel che sia, pressione delle ruote, gestione del profilo anche delle ruote, perché se hai vento, cioè, chiaramente una come me con un profilo alto mi porta via il vento. E anche il discorso tattico, nel senso che far partire un ventaglio o comunque trovarsi in mezzo insomma, in un rettilineo con tantissimo vento laterale, quando non hai mai visto un ventaglio e cominci a vedere 7-8 ragazze che si allontanano da te e tu sei in mezzo e non sai cosa fare, è comunque un Una approccio che brutta da esperienza. italiana penso che... Esatto, che tutte le italiane, tutti gli italiani comunque si siano resi conto di questa cosa qui in un momento, cioè hanno detto: aspetta, cosa sta succedendo? Una cosa che non ti aspetti. Chiaramente essere in una squadra, già nella riunione tecnica senti dire la parola, ok, domani può esserci un ventaglio. Una cosa che io ho notato di loro è che loro controllano sempre il vento, loro piuttosto che È parecchio l'altimetria, loro si prendono la determinante. contina. La direzione in cui spinge il vento, all'ora in cui tu in gara passerai per quel punto. Sono una cosa allucinante. Cioè, io, figurati, No, prima di infatti, capire non questa credo cosa che qua, qua si me faccia questo tipo di ne... No, cose. assolutamente, perché comunque il problema vento non esiste. Non esiste E proprio. quindi, cioè, se lo impari il primo anno, perché la squadra te lo insegna, hai risparmiato un sacco di fatica per niente, di sventolamenti a metà del gruppo per niente. Se lo impari, per dire, io sono approdata in una squadra straniera per la prima volta al mio quarto anno, avevo già perso 3 anni, avevo più o meno ingranato la cosa, però ho dovuto farla a spese mie. Se qualcuno te la insegna, chiaramente è già diverso. Tanto meglio. E quindi questa sostanziale differenza, diciamo,
Stesso discorso per il pavè, chi è che in Italia sa che devi mettere la pressione bassa? Sì, adesso magari qualcuno degli spettatori dice, eh sì, ma lo sai, no, cioè, pochissimi lo sanno, anche pochissimi meccanici. Chiaro che se tu vai a farti un pavè con le pressioni alle stelle o comunque con le pressioni che normalmente usi sull'asfalto, Addio. ciao. Cioè, Perché tenere il manubrio diventa impossibile, un martello pneumatico probabilmente. esatto, quella è la sensazione giusta. Allora, guarda, c'ho un sacco di domande da farti, in particolare una. Vabbè, andiamo per gradi. Bene o male, quando approcci, o meglio, quando inizi la preparazione per una gara. Ok, o meglio, i tuoi allenamenti sono tutti finalizzati a un qualche tipo di competizione, o chiaramente ci sono delle fasi di transizione nelle quali ti alleni e basta per non perdere appunto la forma? Allora, la prima fase di transizione, fra virgolette, è quella invernale, in cui riapproci il mezzo, quindi non hai un obiettivo vicino e hai, sì, altri tipi di obiettivi, fra virgolette, il volume, l'approccio col mezzo, risentire un po' la sensibilità anche del corpo sulla bici, perché comunque io mi fermo sempre 3-4 settimane. Questa era una domanda che avrei voluto farti, esatto. Quindi, cioè, tu a Esatto. fine stagione ti fermi per un mesetto, Sì, proprio ferma. Sì, durante l'anno ci sono altri momenti in cui ti fermi o... generalmente a fine maggio, ma si tratta di 4 giorni senza bici più Ah, va. due, tre di... Quindi una settimana in totale, metà senza bici e 3-4 giorni proprio di giretti, 1 ora, 2 ore, tanto per riprendere insomma la pedalata e staccare, dividere a metà la stagione, anche insomma per recuperare un po', riavviarti la seconda parte di stagione. Poi, un altro periodo in cui non hai gare, diciamo a breve termine, per noi, per come è fatto il nostro calendario, è subito dopo il giro. Quindi la parte centrale dell'estate, fine luglio, inizio agosto, che quest'anno eccezionalmente sarà occupata dalle Olimpiadi per le atlete che andranno, però in generale noi abbiamo un e quindi anche lì sei in piena estate, quindi non ti puoi riposare troppo perché comunque hai delle gare che arriveranno nel giro di 20 giorni, però invece di fare lavori magari specifici fai insomma, e le classiche insomma, gite di gruppo, no? Ti puoi permettere di andare un po' più piano, di andare con un gruppo di amatori invece di essere proprio focalizzato sulla preparazione specifica. Quando inizi invece la preparazione specifica, cosa cambia? Più che altro cambia il percorso che fai, perché nel senso quando devi fare dei lavori specifici che possono essere volate, forze in bicicletta e quant'altro, hai delle necessità di percorso, quindi magari e delle necessità di tempistiche, perché poi hai, non lo, faccio un esempio, 2 minuti di lavoro più 3 minuti di recupero. E il recupero deve essere quello. Non di meno perché devi recuperare abbastanza per la ripetuta successiva e non di più perché devi affaticare il corpo in modo in cui insomma abbia un'agevolazione dall'allenamento. E quindi magari ti rendi conto che diventa anche un po' meno piacevole l'uscita, nel senso che magari approcci una salita e cominci ad andare su, giù, su, giù, su, giù perché devi Devi fare un eseguire lavoro quel là, tipo certo. di allenamento. Esatto, questa è una cosa che comunque si ripete nella settimana un paio di volte. E invece altre volte riesci a gestire un percorso in cui spalmi i Ci sono lavori delle differenze per specifici. quando invece prepari una corsa a tappe? No, 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 no. Lavoro a Diciamo che la turno. preparazione rimane la stessa. Chiaramente se la corsa a tappe prevede salite lunghe, allora sì, inserisci un volume un po' più allargato di minuti in salita. Se invece hai una corsa a tappe breve come quella che abbiamo appena fatto in Spagna, che più o meno sono tutti sali scendi, non ti serve granché, ecco. Sempre per quanto riguarda la salita, che è quella che fa un po' più la differenza. E chiaramente ti alleni tutti i giorni della settimana, o ci sono... Fai conto una media di 6 giorni a settimana.
c'è anche comunque il giorno di che qualcuno preferisce fare uno scarico di un'oretta e mezza. Io personalmente, quando a volte faccio scarico, a volte invece faccio riposo assoluto, anche per un discorso di, insomma, magari faccio una camminata o proprio riposo totale per un discorso, uno, di gestirmi anche la mia quotidianità, e due, di non essere seduta sulla bicicletta, perché anche quello, insomma, a lungo andare, insomma, è giusto anche avere una libertà da quel punto di vista lì, e poi, insomma, anche per un fatto mentale. Sì, credo che poi incida molto pure, ecco, possiamo dire l'individualità soggettiva. Tanto per dire, io durante l'ultimo anno che ho corso, stavo 7 giorni su 7 in bicicletta. Per me anche il giorno dopo la gara l'uscitina dovevo farla perché mi aiutava a recuperare meglio. È chiaro che erano uscite molto blande, un'oretta e mezza così, però dovevo farla per d'altra parte poi c'erano chi invece, quelli che preferivano fermarsi, esatto, sì, che andavano bene comunque. È un po' quello che si vede anche tra i professionisti, appunto, nella gestione del giorno di riposo. Nelle corse a tappe c'è chi non fa assolutamente niente, chi invece fa qualcosina così, chi invece fa qualcosa un pochettino di più impegnativo per non perdere il ritmo, per cui sì, credo che sia quello. Gli obiettivi di stagione quali sono? Ma adesso diciamo che a breve ci sarà il campionato italiano, che non sappiamo ancora il percorso, però è in Puglia, quindi penso che non sia particolarmente impegnativo, però che sia ondulato. E quello potrebbe essere sì un obiettivo per me e per la squadra, insomma, delle Fiamme Oro. Successivamente abbiamo tutto il giro, che ha delle tappe intermedie veramente interessanti, in cui dai, non voglio sparare alto perché poi dicono Ok, ok, però c'è però sempre. mi piacerebbe. Insomma, un podio vorrei portarlo a casa. Quello è il mio sogno, dai, un podio al Giro d'Italia. Un po' di una classifica finale? No, in una tappa. Secondo me potresti puntare più in alto. No, no, dai, conosco le atlete, poi ci sono tante atlete che stanno preparando le Olimpiadi, ci sono delle tappe veramente impegnative al giro, perché, guarda, ti dico, già il secondo giorno arriviamo a Prato Nevoso. Non voglio neanche sapere quanti metri di dislivello sono, ma so che non sarà per me. Quindi, Vabbè, sì, diciamo, c'è il sono atlete gruppetto. agguerrite. L'ultima domanda. Come ti vedi fra 10 anni? Questa è una domanda alla Marzullo, è vero. Allora, guarda, dopo l'anno che abbiamo passato, io non voglio pensare perché sono troppe cose che possono cambiare. Vabbè, però dico, Uno... intendi restare nel ciclismo, percorrere altre Allora, ti dico, strade. io mi piacciono talmente tante cose, anche a livello lavorativo, esterne al ciclismo, che non ti posso rispondere, nel senso che io quest'anno ho preso l'occasione che ci ha dell'FCI, che ci ha fatto fare i corsi online da direttore sportivo, e l'ho fatto, quindi ho già messo di basi per restare nell'ambiente, ma non come lavoro, diciamo. Mi piacerebbe più seguire magari dei bambini piuttosto che delle categorie giovanili dell'età dell'adolescenza. E poi per il resto invece mi piacerebbe, dopo, sai, tanti anni a fare sempre la stessa cosa, perché alla fine io ho iniziato che avevo 9 anni, 10 anni in bicicletta. Mi spiacerebbe anche uscire, ma perché sono una fondamentalmente curiosa che vuole andare a esplorare anche altri ambiti, capito? E quindi, ecco, mi piacerebbe mantenere da una parte, perché comunque mi piace anche il mondo del gioco ciclismo, ok? E quindi la parte in cui ti diverti, prima c'è il divertimento e poi c'è l'allenamento, è una cosa che si sta un po' perdendo e che invece, in cui io credo fermamente. E poi invece andare a esplorare qualcos'altro, sì, dai. Allora io ti faccio un migliore in bocca al lupo per l'immediato futuro e per quello meno prossimo, ecco.
Grazie. Sperando che questa possa essere una stagione agonistica per te particolarmente significativa e che possa vederti raggiungere tutti gli obiettivi che ti sei prefissato. Ti ringrazio ancora per la disponibilità, per essere stata con noi e nel salutarti. Grazie, è stato molto interessante. Spero che, insomma, le mie parole possano essere. È stata molto molto interessante, è stata molto molto interessante. Tu ci avevi, possiamo dirlo, nel pre-show mi confidavi questa sorta di preoccupazione che potessi risultare poco, invece no, possiamo tranquillamente dire Perché avevo visto un frammento in cui, insomma, parlavate di cose effettivamente molto, molto importanti e in maniera molto tecnica. Ho detto, ok, piano, cioè, mi devo preparare. E invece, dai, spero, insomma, che il pubblico apprezzi, anche perché, insomma, penso abbiamo toccato tanti argomenti e tanti, insomma, vanno anche al di là dell'atleta professionista, possono interessare a qualsiasi Esatto. E sportivo, questo che sia, era insomma, casalingo. E esattamente il proposito, per cui direi che l'abbiamo centrato in pieno. E quindi ti ringrazio ancora. Do appuntamento a chiunque ci vedrà al prossimo episodio dello Strength Podcast e saluto la mia ospite Sofia Bertizzolo. Ciao ancora. grazie, ciao.